San Bernardo di Chiaravalle, 1090-1153. Nella prima metà del secolo XII, l'uomo a cui tutta l'Europa guardava non era né il Papa, né l'imperatore o un qualche regnante, era un monaco bianco. Bernardo di Chiaravalle. Monaci bianchi erano allora detti i cistercensi, da poco fondati, i quali avevano voluto indicare anche nel colore dell'abito il distacco dai benedettini di Cluny, tradizionalmente vestiti di nero. L'abbazia di Cluny, fondata nel 910, la cui chiesa era la più grande della cristianità, aveva preparato e sostenuto la riforma di Papa Gregorio VII, rischiarando il cosiddetto secolo buio. All'inizio del secolo XII aveva raggiunto l'apogeo della sua crescita. Contava circa 400 monaci e dal suo abate, considerato una delle somme autorità del tempo, dipendevano più di 1000 monasteri. Come reazione alla opulenza di Cluny era nata la riforma cistercense, con un povero monastero sperduto tra le paludi di Citeaux, ma l'esperimento non aveva avuto molta fortuna e sembrava ormai destinato a concludersi. E così sarebbe certo avvenuto se il mattino di Pasqua del 1112 non si fosse presentato alle sue porte Bernardo di Fontaine, un giovane 22enne di nobile famiglia borgognona. L'eccezionale tempra del ragazzo era dimostrata non solo dal fatto che aveva dovuto superare le forti resistenze paterne per scegliere quell'abbazia priva di ogni prestigio e che non offriva alcuna speranza di carriera ecclesiastica, ma ancor più dal fatto che Bernardo giungeva a Citeaux capeggiando un drappello di altri 30 giovani, compagni di avventure cavalleresche, tra cui 4 fratelli e 2 zii. Da solo li aveva prima radunati per 6 mesi in un castello a condurre vita comunitaria sotto la sua guida, li aveva pazientemente fatti innamorare di Cristo e della sua Chiesa, convincendoli poi pian piano a scegliere la forma più povera di vita monastica allora esistente. E la gente dei dintorni diceva che in quel castello la vita di Bernardo con i suoi compagni era soltanto carità e che quella comunità di giovani evocava in maniera impressionante la chiesa primitiva in cui tutti avevano un cuore solo e un'anima sola. E tuttavia Bernardo era di natura timido e schivo. La sua infanzia era stata però segnata da alcuni episodi che ci è difficile valutare nella loro oggettiva consistenza, ma i cui effetti risultarono luminosi ed evidenti. In una notte di Natale, in cui era prostrato dalla malattia e non aveva potuto partecipare alle tradizionali solenni celebrazioni di mezzanotte, il piccolo Bernardo aveva rivissuto in sogno la nascita del bambino di Betlemme e gli era rimasto in cuore un amore ardente per la dolce umanità del Figlio di Dio e una incredibile tenerezza per la Vergine Santa. Lo dimostrerà poi lungo tutta la vita, divenendo l'appassionato, mistico, contemplativo dell'umanità di Cristo. Un altro determinante episodio era stato la perdita della madre Alette di Montbard, quando Bernardo aveva appena compiuto 16 anni. Il ragazzo sapeva che la mamma aveva sempre sognato per lui, già al tempo della gravidanza,
una vita consacrata a Dio e l'aveva perciò prediletto ed educato con questa speranza nel cuore. Ciò gli aveva lasciato in eredità una sorta di purezza interiore e di limpidezza per tutto ciò che atteneva al mondo femminile, il che l'aveva preservato nella prima giovinezza quando le tentazioni si erano fatte sentire. Portandosi in cuore quella sorta di destino indicatogli dalla madre, Bernardo aveva dunque formato e trascinato con sé tutti i suoi giovani amici e li aveva presentati al vecchio abate di Citeaux, Santo Stefano Harding, che ormai era quasi deciso a rinunciare alla sua santa impresa e a chiudere la vuota abbazia. Ma una volta che quella fresca comunità di giovani fu accolta in monastero, Bernardo non giocò a fare il leader. Trascorse i primi anni di vita monastica nel silenzio, nella preghiera, nella penitenza, con una radicalità così assoluta da rovinarsi la salute, ma in modo da acquistare anche un totale dominio su se stesso. Studiava la Sacra Scrittura con passione, cercando di assimilarne i concetti, le immagini, le espressioni, gli accostamenti verbali e tematici, perfino il ritmo delle frasi, e ciò lo portò col tempo a possedere un suo inimitabile linguaggio, come se avesse appreso a parlare dalla Bibbia e soltanto da essa. Quando non leggeva o meditava, lavorava con i confratelli nei campi a dissodare e bonificare terreni paludosi, spaccare legna, attendere alla seminagione, alla mietitura e alla conservazione dei raccolti. Così, quello che non imparava dalla scrittura, lo imparava, diceva, dai fiori e dai castagni, cioè dalla natura, l'altro libro di Dio. E tutto questo in perpetua astinenza, nutrendosi quasi soltanto di erbe o di zuppa di foglie di faggio. Ma quanto più il corpo si estenuava, sperimentava durezze e privazioni, tanto più Dio gli concedeva benedizioni di dolcezza. Sarà questa da allora in poi la sua parola preferita. Intanto l'esempio di quei giovani continuava ad essere contagioso. A Citeaux affluivano decine e decine di postulanti, tanto che si dovette pensare a due nuove fondazioni. Poi ne fu decisa una terza, a sud-est di Parigi, e questa volta fu designato come abate Bernardo, benché avesse soltanto 25 anni e non fosse ancora prete. Sorse così una nuova abbazia sulle rive dell'Aube, in un luogo così inospitale da essere chiamato Valle dell'Assenzio, ma anche così soleggiato che Bernardo ne mutò il nome in Chiaravalle. E con questo titolo, l'abate di Chiaravalle, egli sarà in seguito ovunque conosciuto. Cominciò la sua missione organizzando, più dal punto di vista pedagogico che da quello strutturale, quella riforma cistercense che aveva trovato così precaria al suo arrivo. Volle dunque che il monastero corrispondesse alla lettera alla definizione che ne aveva dato San Benedetto, scuola di carità. E la carità, cioè l'amore inteso come la sostanza stessa di Dio, divenne l'oggetto costante della sua riflessione e della sua preghiera. Alla base di tutto, Bernardo vede l'abbraccio della misericordia di Dio che offre all'uomo un amore illimitato, con cui l'accompagna in tutte le tormentate vicende della storia. Alla creatura perseguitata da un tale amore inesausto ed esigente, non resta che lo splendido rischio di una risposta altrettanto illimitata. La misura di amare Dio e di amarlo senza misura. Sarà questo il fondamento della teologia di San Bernardo, della sua visione dell'uomo, della sua straordinaria capacità pedagogica. Dio ha sete di persone che hanno sete di Lui,
spiegava. È in questa reciprocità che riesce a mantenere la povertà della creatura in continuo, sublime contatto con la ricchezza di Dio, è racchiuso tutto il mistero della salvezza. Tutto il resto è solo l'ovvia conseguenza, le purificazioni che il monaco deve lentamente subire, l'umiltà gioiosa e vera in cui deve sprofondare, la generosità senza risparmio con cui deve donarsi al prossimo, la passione per abbracciare Cristo e per lasciarsi abbracciare da Lui sempre più intimamente, l'infinita tenerezza per la Madonna. Ed è così che si imparano anche le virtù necessarie, l'umiltà, la fiducia, la magnanimità, la sapienza, perfino un nuovo stile architettonico, quello cistercense che prelude al gotico, viene inventato da Bernardo nella persuasione che l'anima amante del monaco e perfino i suoi occhi hanno bisogno di sobrietà, di spazi austeri che non distraggano la mente ed il cuore. Bernardo dava prova di un duplice realismo. Da un lato, egli aveva una percezione chiara e senza illusioni a riguardi della misera e fragile condizione umana. Dall'altro, aveva una certezza ancora più robusta e travolgente di quanto potesse essere dolce e attraente l'amore del Figlio di Dio incarnato una volta che l'uomo l'avesse sperimentato. Per questo l'abate non temeva di rischiare, accogliendo nel suo monastero chiunque arrivasse. «Noi ammettiamo tutti», diceva, «ma nella speranza che tutti divengano migliori». A questo scopo esigeva soltanto che nessuno si sottraesse poi alla scuola della carità. E molti ospiti di passaggio, anche tra quelli che avevano alle spalle una vita turbolenta, chiedevano di restare a Chiaravalle, dopo aver conosciuto l'abate. Quello che affascinava in lui erano l'affabile raccoglimento. Dicevano che era pensoso in maniera ammirabile. E la prontezza geniale della sua azione, e quel suo esprimersi con lo stesso linguaggio della Bibbia, e l'umanità del suo tratto quotidiano, ma soprattutto la particolare emozione che traspariva da tutta la sua persona quando parlava della incarnazione del Figlio di Dio. La gioia del monaco è Cristo, diceva, e il volto gli si accendeva. Parlava di Gesù come se lo vedesse nascere, crescere, predicare, operare guarigioni, patire, morire, risorgere. Sembrava che quel giovane abate fosse sempre protagonista dei misteri sui quali intratteneva i suoi monaci. Spiegava loro, infatti, che Dio è disceso fino alla nostra immaginazione. E l'immaginazione deve servire al credente per accendere e far divampare l'amore. Era dunque Bernardo che adorava il bambino come i magi, lo prendeva tra le braccia come Maria o come il vecchio Simeone, che lo custodiva e lo difendeva come Giuseppe, che lo ascoltava predicare come gli apostoli, che soffriva in maniera indescrivibile per la sua passione e morte, che gioiva come un fanciullo per la sua resurrezione. E componeva, o suggeriva la composizione, di inni e preghiere struggenti, come quell'emozionante Iesu Dulcis Memoria, che appartiene ormai a tutti gli innamorati di Cristo, un inno che dice: «Quanto è dolce il ricordo di Gesù, fonte di vera gioia per il cuore, ma più del miele e di ogni altra cosa è dolce la sua presenza. Nulla si canta di più soave, nulla si ode di più gioioso, nulla si pensa di più dolce che Gesù, Figlio di Dio. Gesù, speranza dei penitenti, come sei pietoso per quelli che ti implorano e come sei buono per quelli che ti cercano, che sarai dunque per quelli che ti trovano? La lingua non riesce a dirlo, lo scritto non riesce a spiegarlo. Solo se lo hai provato puoi renderti conto di che cosa sia amare Gesù».
O Gesù, sii tu la nostra gioia, tu che un giorno sarai il nostro premio, e sia in te la nostra gloria nei secoli e per sempre. Amen. Sono 332 i sermoni che Bernardo ha rivolto ai suoi monaci, dipingendo al vivo per loro e per tutta la cristianità Gesù Cristo con la passione di un innamorato. Dalle sue mani uscivano poi mirabili scritti spirituali che si diffondevano in tutta la cristianità, trattati sulla teologia dell'umiltà e della carità, sulla perfezione monastica, sulla teologia della grazia, sulla formazione del clero e dei vescovi, perfino sui doveri del Papa. Metteva sempre in pratica quello che raccomandava agli altri. Se scrivi qualcosa, io non lo gusto se non leggo il nome di Gesù. Se fai una disputa o un ragionamento, non mi piace se non vi risuona Gesù. Gesù è il miele sulla bocca, è dolce melodia per l'orecchio, incanto per l'anima, ma è anche medicina. C'è qualcuno tra voi che è triste? Che Gesù gli scenda nell'anima. Alla radice di ogni problema, Bernardo poneva la necessità di risvegliare o custodire in sé un affectuosus cordis amor verso Gesù e la sua Santissima Madre, al punto da poter riposare dolcemente nella memoria di Dio. Ed era a partire da una tale esperienza mistica che il Santo Abate analizzava la situazione dei suoi monasteri o di altri ordini religiosi che a lui ricorrevano, o di vescovi e papi che si affidavano al suo giudizio, mostrando una rara capacità di comprendere anche le situazioni più intricate e di penetrare nei più profondi segreti dell'animo umano. E pian piano la Chiesa imparava a riconoscerlo come padre e maestro. E a Clairvaux, Chiaravalle, giungevano da ogni parte messaggi e messaggeri di personalità civili o ecclesiastiche che gli chiedevano consiglio. Qualche volta egli era perfino costretto, non senza un'acuta sofferenza, a lasciare l'abbazia per predicare in qualche diocesi su richiesta dei vescovi, ai quali non poteva rifiutarsi, e tornava sempre accompagnato da decine e decine di giovani decisi a restare con lui. Qualche cifra può bastare a darci un'idea dell'incredibile movimento provocato dal fascino di Bernardo a livello mondiale. Nell'anno 1148 ci sono a Clairvaux 100 novizi. Alla sua morte, alla morte di Bernardo, nell'archivio del monastero sono conservate 888 schede, una per ogni monaco che ha professato nelle mani di Bernardo. È l'intero ordine cistercense, che stava per scomparire al tempo del suo ingresso a Citeaux, si è diffuso in tutta Europa con 343 abbazie. Di fatto saranno i suoi poveri monaci, la cui regola era tutta contemplazione e lavoro, a cambiare la faccia fisica dell'Europa, bonificando e dissodando terre incolte, regolando acque, allevando il bestiame, rinnovando l'economia agricola e costruendo il nucleo originario di tante future città. A proiettare Bernardo sulla ribalta della Chiesa universale è il dolore per lo scisma che devasta la cristianità alla morte di Papa Onorio II, quando due fazioni di cardinali in lotta tra loro eleggono in brevissima successione di tempo due distinti papi. Si cerca un arbitro che dirima quella penosa e pericolosa controversia, ma non c'è nessuno che abbia un'autorità pari a quella dell'abate di Chiaravalle. Tocca dunque a lui lottare perché tutta la cristianità riconosca Innocenzo II, il primo eletto, come vero papa, anche se l'antipapa è già installato in Vaticano e ha in mano tutta la Roma che conta. Così Bernardo è costretto a percorrere le corti europee per convincere regnanti e schierarsi contro la verità per il bene della Chiesa e non in base ai propri interessi,
come erano già inclinati a fare. Visita dal prima re di Francia, poi quello d'Inghilterra, poi l'imperatore di Germania, poi le grandi repubbliche di Genova, Pisa, Venezia, poi il ducato di Milano e quello di Puglia, poi il regno di Sicilia, destreggiandosi tra scomuniche e minacce di guerra. Sono 7 anni di viaggi disagevoli, irti di pericoli. Più volte Bernardo deve attraversare le Alpi in pieno inverno e quando giunge nelle corti o nei palazzi vescovili deve fare da arbitrio nei conflitti, proporre compromessi politici, sfuggire a insidie lungamente architettate, discernere la verità tra cumuli di menzogne, convincere vescovi riottosi, riconciliare i nemici secolari, accogliere perseguitati, peccatori e malati in cerca di guarigione. È soltanto un monaco, senza armi, senza seguito, senza potere. Durante gli interminabili e difficili viaggi tra montagne, valli, foreste, villaggi sperduti, un qualsiasi signorotto di provincia o un qualsiasi bandito di strada può togliergli la libertà e la vita, ma egli attraversa indenne l'intera Europa, trovando sempre accoglienza entusiasta, e i principi finiscono per piegarsi alla sua volontà, anche quando i loro interessi economici, politici o dinastici li porterebbero in ben altra direzione. Dovunque cercano di trattenerlo. A Milano la folla vuole addirittura costringerlo ad accettare la nomina d'arcivescovo della città. Solo i miracoli che lo accompagnano e quasi grondano dalle sue mani possono spiegare il successo di questo monaco dal volto ascetico e dolce. Se ne raccontano una quantità innumerevole, ma che i miracoli accadessero è provato dal successo travolgente della sua missione. Bernardo definirà poi quegli anni la mia vita mondana, da cui uscirà sfinito, non solo per la fatica, ma soprattutto per la lontananza dal suo amato monastero che gli riesce intollerabile. Le lettere che intanto ha inviato ai suoi monaci sono intrise di lacrime e di nostalgia. Io sono afflitto da tante sofferenze che provo perfino disgusto a vivere. Desidero soltanto di poter tornare a morire tra di voi. Ma resisteva, riconoscendo semplicemente la mia piccolezza è necessaria alla Chiesa. Finalmente il decennio delle lotte religiose e politiche si chiude e Bernardo può tornare al suo desiderato monastero, anche se lo trova già assediato da file di persone che vogliono incontrarlo e parlargli almeno una volta. E non si è ancora ripreso che si trova coinvolto in un altro conflitto ancora più intricato e delicato. A Parigi domina un maestro di teologia idolatrato da migliaia di studenti, Abelardo. Ha tutte le doti che si possono desiderare, prestanza fisica, intelligenza acutissima, eloquenza raffinata, persuasività irresistibile. In più lo attorna un'aura di leggenda per il suo passato sentimentale, avventuroso e drammatico a causa della bella Eloisa che ha sposato in segreto. Ed è talmente consapevole della propria superiorità che confesserà più tardi: credevo di essere l'unico filosofo al mondo. Ma Abelardo insegnava dottrine nuove che sembravano incompatibili con la fede cristiana per un certo sbandamento razionalistico, e la sua dialettica era tanto più pericolosa quanto più sembrava invincibile. Perciò gli sguardi di tutti erano rivolti a Bernardo. Il tuo silenzio è un pericolo per la Chiesa, gli dicevano gli amici più saggi e preoccupati. Conoscevano il suo sdegno per quegli intellettuali e dialettici che, diceva, frugavano i misteri di Dio deridendo la fede dei semplici. Bernardo apprezzava l'intelligenza, ma solo se si legava caritatevolmente alla verità, e ripeteva parafrasando San Paolo: la mia più intima filosofia consiste nel sapere soltanto Cristo
e questi crocifisso. Definiva perciò turpi quelle investigazioni intellettualistiche che finivano per mettere in dubbio la fede, perché motivate da una indecente passione per le proprie contorsioni mentali. Vi sono, diceva, alcuni che amano sapere solo per sapere, ed è turpe curiosità. Altri desiderano conoscere per essere conosciuti, ed è turpe vanità. Alcuni desiderano sapere per vendere la loro scienza e averne denaro, ed è turpe per mercato. Ci sono però anche quelli che vogliono sapere per edificare, ed è carità. Ci sono poi quelli che vogliono sapere per essere edificati, ed è prudenza. Abelardo non era certo turpe, ma c'era ancora troppa vanità in lui. E turpe diventava la curiosità di tanti suoi discepoli che approfittavano delle ardite teorie del maestro per disprezzare le verità della fede e per sminuirle con miserevoli ragionamenti troppo umani. Humanis rationculis, diceva Bernardo nel suo espressivo latino. E fu per difendere la fede dei deboli e degli umili che Bernardo decise, pur controvoglia, di scendere in campo. Poi, una volta presa la decisione, divenne inarrestabile. Abelardo aveva voluto un solenne pubblico contraddittorio con Bernardo al concilio di Sens. Si presentò con uno stuolo di ammiratori, certo di schiacciare quel monaco che non aveva frequentato le aule universitarie, con la propria straordinaria abilità dialettica e la travolgente eloquenza che gli era abituale. L'abate Bianco, invece, si presentò solo, con un foglio di appunti in mano, ma cominciò per primo, investendo l'illustre professore come un torrente in piena, rinfacciandogli tutte le proposizioni pericolose, le formulazioni ambigue, i funambolismi verbali, gli intellettualismi privi di carità che si trovavano disseminati nelle sue scritti. Abelardo restò disorientato. Si attendeva il clima forbito e disteso di una disputa calibrata, come allora si usava nelle università, e si ritrovava messo sotto accusa in maniera implacabile. Si lasciò prendere dal panico e dalla stizza, rifiutò il contraddittorio, abbandonò l'aula conciliare appellandosi al Papa. Inutile via di fuga, perché dopo breve tempo il Papa confermò la condanna chiesta da Bernardo. Scrive uno dei più attenti storici: oggi a distanza Bernardo sembra come l'aggressore rivestito di potente armatura, ma al tempo in cui gli avvenimenti accadevano Bernardo somigliava al giovane Davide di fronte al gigante Golia. Quando attaccò Abelardo, Bernardo uscì dalle file solo e venne a sfidare sul suo terreno il maestro più adorato e più brillante del suo tempo. Certo, Bernardo non era in grado di sondare le profondità del pensiero di Abelardo, ma una cosa gli era chiara: la fede in Cristo, la fede dei semplici, veniva compromessa. Il dibattito, infatti, non restava nelle aule universitarie, ma diventava pretesto per mille divisioni e mille storture, davanti alle quali Bernardo aveva una sola acutissima percezione: Christus est in causa, ne va di mezzo Gesù Cristo, e Gesù meritava di essere difeso con passione e senza ambiguità. Più tardi i due si riconcilieranno e Abelardo riconoscerà l'amore violento che Bernardo aveva donato anche a lui. Era l'anno 1145 quando inaspettatamente fu eletto Papa un monaco cistercense, Eugenio III. E fu allora che la cristianità si rese conto, con gioia, che in qualche modo l'abate di Chiaravalle era diventato anche Papa. «Dicono che il Papa sono io», scriveva Bernardo al suo antico novizio, senza molto formalizzarsi, ma professandogli la più totale obbedienza. Gli diceva: non mi occorre un tuo ordine, mi basta un tuo desiderio.
senza peraltro rinunciare alla più piena libertà di parola e di correzione. Il mio amore non vede in te un padrone, ma riconosce il figlio anche sotto la tiara. Io ti ammonirò dunque, non come un maestro, ma come una madre, certamente come uno che ti vuol bene. A lui Bernardo indirizzò 5 lunghe lettere, che assumeranno poi la forma di un trattato, in cui spiegherà al pontefice quale sia il punto di vista cristiano. La cosa più importante anche per un papa è sapere legare la preghiera e l'azione. E ciò che più sta a cuore a Bernardo è che la superbia non rovini quel figlio assurto a così grande dignità. Io gli scriveva per te, non temo né ferro né veleno, temo l'orgoglio del demonio. Tu non sei il proprietario del mondo, tu ne hai soltanto la responsabilità. Il proprietario del mondo è Cristo. E tra le molte considerazioni non mancava di avvertirlo che la curia romana era diventata una spelonca di ladri e che era attorniato da collaboratori inetti e spregiudicati. Poi, tra una riflessione e un consiglio, gli rompevano dal cuore le sue mistiche folgoranti intuizioni. Il Papa è l'amico dello sposo. La sposa, la Chiesa, appartiene solo a Cristo. Oppure gli accadeva di precisare misticamente alcune celebri questioni filosofiche. Chi è Dio? Chi è Dio? E rispondeva, Dio è colui di cui non si può pensare niente di più buono. Per sostenere Eugenio III, dovette scendere in campo anche contro il folle tentativo di Arnaldo da Brescia, che a Roma cercava di riesumare l'antica Repubblica Romana con tanto di senatori e di feste pagane. Ma si sentiva ormai sfinito. Scriveva al Papa, non è giusto costringere una formica a spostare delle travi, e sperava di essere lasciato in pace. Ma Eugenio III non lo risparmiò. L'Europa cristiana aveva ripreso a tremare perché nel 1144 era caduta Edessa e la Terra Santa era nuovamente perduta. E l'Europa tornava a sentire la minaccia dei turchi che premevano i confini. E il Papa chiese a Bernardo di predicare la seconda crociata perché solo lui poteva convincere all'impresa i principi cristiani. Ciò che Bernardo fece nella Pasqua del 1146 sulla terrazza di Vézelay, suscitando un incontenibile entusiasmo. Aderirono Francia e Germania e si formò un imponente esercito di 200.000 uomini. Giudicare le crociate con le nostre moderne visioni pacifiste significa dimenticare che esse accadevano in un'epoca in cui la lotta armata era l'unica strada possibile per affermare il diritto dei popoli. E significa ancor più dimenticare che le 8 crociate, combattute nell'arco di 350 anni, peraltro quasi tutte con esito infelice, furono una resistenza di popolo, anzi di popoli diversissimi, per lingua, cultura, usi, interessi, che però riuscivano a unificarsi in forza di un comune ideale, quello di difendere la presenza dei cristiani in Terra Santa e l'accesso per tutti i credenti ai luoghi santi e ancor più alla radice quella di difendere la stessa Europa cristiana. Senza questa resistenza, per quanto precaria, l'Oriente, ad opera dei turco-islamici, avrebbe fagocitato l'Occidente e le nostre nazioni europee oggi non esisterebbero neppure. Oggi si parla di volere ignorare stoltamente le radici cristiane dell'Europa, che si era da poco formata con la conversione dei popoli slavi e scandinavi e l'indipendenza della Polonia. E si possono oggi considerare con cipiglio le lotte condotte dai cristiani contro la minaccia turca, ma senza di esse oggi non ci sarebbe nemmeno l'Europa. Bernardo soffrì quando la crociata fallì, e fallì perché francesi e tedeschi, per le gelosie e le stupide furbizie dei rispettivi sovrani, attaccarono separatamente danneggiandosi reciprocamente. Restavano al nostro abate gli ultimi anni di vita, ed egli li passò
continuando a commentare per i suoi monaci il Cantico dei Cantici, sempre tenendo davanti agli occhi l'immagine amata di Gesù che si imprimeva sempre più nel suo cuore. E i suoi commenti diventavano preghiera e a volte perfino musica. Nel ricordo dei semplici cristiani e di innumerevoli altri santi, Bernardo fu sempre venerato come l'autore, parola e musica, del celebre inno Ave Maris Stella e ancor più della bella preghiera mariana, la più bella dopo l'Ave Maria, quel memorare che tanti ancora recitano percependo la pace di un affidamento totale. Dice: ricordati, Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, dopo aver chiesto il tuo aiuto e implorato la tua protezione e domandato le tue preghiere, sia stato da te abbandonato. Perciò io, animato da tale fiducia, ricorro a te, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo. Davanti a te, peccatore pentito, mi prostro, o Madre della parola incarnata di Dio. Non volere disprezzare le mie parole, ma ascoltale propizio ed esaudiscile. Anche un'altra notissima preghiera conserva il ricordo dell'ardore poetico del nostro santo. Sembra che un tempo la Salve Regina si concludesse alle parole: e dopo questo esilio mostraci Gesù, il frutto benedetto del tuo ventre. Secondo una simpatica tradizione, sarebbe stato Bernardo, trascinato dall'entusiasmo, ad aggiungere una volta di getto il canto delle tre invocazioni conclusive: o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. I posteri diranno che Bernardo ha saputo essere il più grande francese del suo tempo, forse il più grande cristiano e più efficace degli europei, e lo definiranno l'ultimo dei padri della Chiesa e il primo dei grandi dottori moderni, padre del sentimento europeo. Papa Luciani, con l'umorismo che gli era solito, lo definì un grande monaco e, in maniera del tutto originale, un grande uomo di Stato. Ma forse l'influsso che più ha esercitato sul popolo cristiano è lo sviluppo della devozione popolare alla santa umanità di Cristo. L'abitudine che i cristiani hanno oggi di meditare sui misteri del Natale, sulla passione di Gesù, sulle gioie e i dolori della Vergine Santa, risale a San Bernardo. Quando San Francesco d'Assisi, in un impeto d'amore, bacerà il lebbroso, non farà altro che dare visibilità al tema del bacio mistico che ricorre continuamente nelle opere del Sant'Abate. E lo stesso farà Caterina da Siena, quando spiegherà lo sviluppo della vita spirituale con l'immagine dell'anima innamorata che deve imparare a baciare prima i piedi, poi il costato di Gesù. E lo stesso faranno tutte le più ardenti mistiche quando diffonderanno la loro appassionata e bruciante devozione al cuore di Cristo. Giustamente, nelle vetrate della Basilica di Issoudun, un anonimo artista ha scelto di illustrare il significato dell'esperienza del messaggio del nostro abate bianco con questa immagine. Il santo sta di fronte al divino maestro, ma nel cuore di Bernardo c'è scritto Gesù e nel cuore di Gesù c'è scritto Bernardo.